Buongiorno. Videocamera nuova, devo ancora imparare, speriamo che l'audio si senta bene. Comunque il problema è che oggi dobbiamo usare un mezzo un po' particolare, ovvero questo motocarro della Air Diesel a tre ruote. E il nostro dubbio è se Marco riuscirà a entrare qua dentro. Se riuscirò a starci, più che altro. Comunque è putignano questo mezzo. Questo è un bel mezzo. La cosa positiva è che ha una bella portata, perché abbiamo 15 quintali di portata. Ci stai? Certo che ci sto, guarda. Allora, abbiamo a disposizione anche le ridotte, cambio 4 marce, chiave modello, quelli nuovi senza chiave, è una brugola. E ora, ops, non si chiude la porta. Non si chiude la porta perché c'è le maniglie un po'. Oh, proviamo a accendere. È un mezzo di sopravvivenza questo, un mezzo di sopravvivenza. Tentiamo. Come si può definire? Ma senti che bel sound, Allora, la cintura non c'è. La retromarcia dovrebbe essere qua. Non c'è. Pronto? Non c'è proprio il servosterzo, no. Non c'è, anzi, bisogna che vado un po' avanti, solo se non ci riesco. Bisogna essere preparati psicologicamente per questo, Oh, le vibrazioni sono dovute al movimento del mezzo, Non dell'operatore, no, specifico prima che vengo accusato per l'ennesima volta. Francesco non sta facendo nessuna fatica. Palestra gratis. È molto palestra gratis. Non ho mai. Cioè, penso che questo sterzo sia il più duro della storia dei veicoli, qualsiasi veicolo. E pensare che è solo una ruota. Anche il freno sto facendo praticamente, mi sta avendo una gamba così per frenare, perché. Ora proviamo ad andare avanti. Il momento della verità. Siamo in prima, prima ridotta, tra l'altro, perché abbiamo da fare un pezzettino di sterrato dove potremo ribaltarci. Non devo andare giù. Oh, questa è la strada. Il rumore che sentite è il sound del mezzo, che si chiama, ripetiamolo, come si chiama? Air Diesel. Il volante non so perché va dritto se lo tengo tutto storto. Allora, togliamo la ridotta con questa leva, mettiamo la prima, ci proviamo almeno, perché non capisco a volte bene questo cambio come funziona. In teoria siamo in prima, ho tolto le ridotte, proviamo a partire. Minchia, come minchia duro sto sterzo, che la vedo, cioè, abbastanza durissima. Proviamo a rilassare qua, la prima. Di qua dobbiamo andare. Ok, la prima ci fa un po' da freno motore, posso mollare anche il freno. Tanto per. Ho lo sguardo spaventato. Ti vedo preso, insomma. Un po' concentrato, eh? Mamma mia. Chissà se sopravviveremo. Ora lo sterzo sembra essere imparato di nuovo dritto da solo. Oh, mettiamo la seconda! Seconda! Oh, adesso sì che si vede bene! Terza, per ora lasciamo la terza, già mi sembra di essere piuttosto pericoloso. Finito, sono super fradicio, sudato marcio, guardate come l'abbiamo caricato sto motocarro, e ora torniamo a casa. Oh, Francesco! Ah, il volante ha un lieve lasco. Cioè, questo è. Aspetta. Ha un po' di gioco il volante. Siamo in quarta piena, saremo a 40 all'ora. Il comfort acustico, devo dire, essere molto buono. Guarda quello volante, saranno 100 decibel più o meno. Quindi tutto sommato ci
si può andare dove si vuole. Il bello è che stiamo andando dritti, guardate volante. No, no, stiamo girando. Adesso, oh cacchio, allora. Allora. Guarda che è una meraviglia. Io sono sudato fradicio. Ma non è confortevole secondo te come abitacolo questo? Sì, sedili belli morbidi. Sono i sedili massaggianti. Clima automatico. Ora c'è la salita. Dobbiamo fare un'operazione di questo tipo. Mettere la prima. Allora, attenzione, questa prima, è la salita. Mettere la ridotta. Cercare di andare avanti invece che indietro. Accelerare il cannone. E girare. Facendo, sì, non sforza neanche, no. Siamo quasi salvi, quasi in cima, quasi quasi andati su. Ce l'abbiamo fatta.